Questa risoluzione chiedeva l'istituzione degli Eurobond, che non è nient'altro che un meccanismo solidale di distribuzione dei debiti a livello europeo. Quello che noi insomma chiediamo, al netto del debito immorale, del discorso del debito immorale, è quello che noi chiediamo per creare di nuovo una comunità europea e non un'Unione Europea. Ebbene, su 700 e rotti parlamentari dell'Unione, del Parlamento Europeo, 600 hanno votato per gli Eurobond, però alla fine la Commissione e il Consiglio non hanno voluto assolutamente prendere in considerazione questa risoluzione, e tuttora, quando interrogati, ci dicono che di Eurobond non se ne parla. Quindi questo lo facevamo ieri sera, ne discutevamo ieri sera quando stavamo appunto assistendo a questa scena impietosa di un Parlamento che ha quasi, di una Camera che ha quasi 2/3 di maggioranza, perché tra gli ex di Scelta Civica e il premio di maggioranza del PD raggiungono oltre la metà abbondante, non furono capaci ieri sera di tenere, non sono stati capaci di tenere il numero legale. In questa situazione surreale di cui non sapevamo che fine avevano fatto, in cui non sapevamo che fine avevano fatto tanti parlamentari della maggioranza, c'erano oltre 60 assenti solo del PD, si discuteva del fatto che anche lì ci ritroveremo a fare un discorso simile a quello che facciamo in Parlamento italiano, cioè quanto valgono gli eletti dal popolo all'interno delle istituzioni europee, quanto valgono i nominati. Anche in Italia abbiamo questa situazione. Noi abbiamo fatto un anno a discutere del fatto che ci sono i parlamentari eletti e c'è un governo che gode semplicemente del voto di fiducia, nominato ovviamente dal Presidente della Repubblica, che fa dei decreti legge che rappresentano la funzione normativa del Parlamento, che si è trasferita nell'esecutivo, quindi dal legislativo all'esecutivo. E vi stiamo facendo il discorso da un anno che noi facciamo di tutto per attrarre di nuovo le decisioni tra gli eletti del popolo piuttosto che a Palazzo Chigi, nelle sedi di governo del Ministero. Questo è un tema di cui si è discusso pochissimo negli ultimi 20 anni: la separazione dei poteri, il fatto che il legislativo deve fare le leggi e l'esecutivo le deve seguire, le deve applicare. Beh, però in sostanza anche lì ci ritroveremo a fare questa discussione. Ci ritroveremo prima di tutto a portare un segnale, perché saremo il movimento più forte della storia del Parlamento Europeo. Siamo un movimento esordiente che porterà sicuramente più di 15 parlamentari, e la stampa inglese ci ha già battezzato come la rivelazione di tutte le legislature del Parlamento Europeo. Non esiste un Parlamento, non esiste un movimento esordiente che abbia mai portato da un solo paese tutti questi parlamentari. E che cosa succederà? Prima di tutto che arriverà uno tsunami lì, come ci è arrivato in Parlamento italiano, arriveranno una serie di istanze, andremo anche a guardare dall'alto in basso questo Parlamento Europeo e questi paesi europei che ci hanno guardato dall'alto verso il basso in questi anni. Lo sapete che il Parlamento Europeo ha 2 sedi, Bruxelles e Strasburgo, e siccome la Francia si deve fare una marchetta elettorale tenendo il Parlamento a Strasburgo, la terza settimana funzionari, uffici, computer e parlamentari li trasferiscono a Strasburgo per una settimana, e ci costano 180 milioni di euro all'anno di spostamenti. E questi sono quelli che dovevano insegnare a noi come si faceva politica e come si faceva economia. Sono degli spregoni anche loro. Arriveremo lì, questo tsunami si abbatterà, e probabilmente succederà anche che gli altri paesi europei ci cominceranno a guardare, e non escludo che nasceranno movimenti 5 Stelle negli altri paesi europei. Siamo il movimento europeo, il movimento politico europeo più all'avanguardia d'Europa. Gli altri stanno nascendo, ma alla fine passano il tempo poi molto spesso ad autodistruggersi. Ci sono delle esperienze di movimenti negli altri paesi sane, e non mi riferisco alla Le Pen, che è uno dei vecchi partiti dell'Europa, non mi riferisco ad Alba Dorata, che è follia, io mi riferisco a movimenti sani che stanno nascendo, ma non sono così avanti come noi. E noi andremo lì a portare l'avanguardia dei movimenti, porteremo uno dei movimenti più evoluti, contageremo gli altri paesi, e già dalle stime fatte, rispetto a circa 50 non iscritti del Parlamento Europeo attuale, ce ne saranno, si prevedono oltre 150 parlamentari non iscritti, cioè non appartenenti ai gruppi politici convenzionali. Addirittura il Washington Post parla del pericolo che ci sia una maggioranza relativa che è dei movimenti, che non è più dei partiti convenzionali come il PPE, il PSE. Per loro è un pericolo, per noi è un'opportunità di portare lì dentro le istanze che abbiamo sempre portato in tutte le istituzioni della Repubblica Italiana in questi anni. E qual è la differenza? Poi concludo. È che noi abbiamo la credibilità per portare avanti questi temi. Noi, quando ci battiamo per i 416 ter, non facciamo compromessi al ribasso. Se diciamo che i rimborsi elettorali non li prendiamo, non li prendiamo veramente. Se ci dimezziamo gli stipendi, ci dimezziamo
aumentiamo veramente gli stipendi, se diciamo che vogliamo combattere il fiscal compact, guardate che noi già stiamo studiando gli atti da dare ai parlamentari europei e presentarli il primo giorno del Parlamento europeo. Noi vi chiediamo scusa se il primo giorno del Parlamento italiano non sapevamo neanche dov'era la carta per fotocopie, ma questa volta non sarà così. Noi abbiamo capito come funziona questa macchina e avremo già tutti gli atti pronti non appena andremo lì per calendarizzare i sette punti del programma per le europee del Movimento 5 Stelle. Questa è una certezza.